Un saluto a tutti e bentornati sulla Zona Oscura. Benvenuti invece se è la prima volta che passate da queste parti, il che è piuttosto grave perché significa che vi siete persi 101 casi di true crime e vi esorto a recuperarli in fretta con una bella maratona dopo aver visto questo video, ovviamente. Oggi facciamo tappa in Canada, nello specifico British Columbia, dove siamo già stati un paio di volte in passato, quando abbiamo parlato dell'omicidio di Lindsay Busiak e delle gesta di Rocky Rambo Wainham Cam. Non so se ve le ricordate, ma al termine di questo video probabilmente il buon vecchio Rocky Rambo vi sembrerà sano di mente. Victoria è la capitale della Columbia Britannica ed è situata all'estremo sud dell'isola di Vancouver. È la più antica città della provincia. Qui, nel marzo del 2010, si svolsero i fatti che sto per raccontarvi, in un'area piena di parchi, laghi e animali. La stessa che è stata nominata come la zona con la miglior qualità di vita nell'intero Canada. Cosa che non mi sogno di mettere in discussione, ma se finisce per la terza volta nella zona oscura vuol dire che forse, sotto sotto, si respira un'aria alquanto strana. La Pacific Secondary è una scuola di Langford, nella Columbia Britannica. Non so se sia ancora aperta oggi a 12 anni di distanza dai fatti o se sia stata in qualche modo riqualificata, ai tempi comunque ospitava studenti svantaggiati o problematici. Ed è qui che studiava uno dei protagonisti del video di oggi, la giovane Kimberly Proctor. Kimberly era nata il 1 gennaio del 1992 a Victoria, figlia di Fred e Lucy e sorella minore di Rob. Kimberly era una ragazza socievole, gentile, amante degli animali e molto legata alla sua famiglia. Anche lei però aveva i suoi problemi. Era stata spesso presa di mira da qualche bullo da piccola e da scuola aveva purtroppo ricevuto questo tipo di trattamento da alcuni compagni. Questo perché era una ragazza particolare che a volte si assentava dal mondo intorno a lei, una sorta di dissociazione dalla realtà. Prendeva anche dei medicinali per questo. Insomma, Kimberly purtroppo non era in uno stato mentale perfetto, anche se questo non le impediva di vivere una vita quasi del tutto normale. Per questi suoi problemi, però, era stata iscritta alla Pacific nell'autunno del 2010. Una scuola dove avrebbe potuto trovare un maggior supporto rispetto ad un normale istituto, anche se vedremo che purtroppo trovò qualcos'altro. In realtà le cose per lei non sembravano andare così male, visto che aveva degli amici e anche un fidanzato. Il suo gruppo non era però una bella compagnia, a dire il vero. Uscivano spesso insieme, fumavano, andavano al centro commerciale ed erano in contatto con Messenger, dove chattavano spesso. Sembra che parliamo di una vita fa, in effetti, ma a quel tempo l'omino verde di MSN Messenger andava molto di moda prima di essere assorbito dal tempo. Era verde o azzurro, ma probabilmente quando andrò a cercare le immagini per questo caso risolverò l'arcano. Dicevamo di Kimberly, il suo ragazzo faceva ovviamente parte del gruppo che frequentava e si chiamava Zach. In realtà questa storia durò molto poco, appena un paio di mesi, e così Kimberly cominciò ad intrattenersi molto, soprattutto via chat, con altri due ragazzi della sua compagnia. Uno di questi, per il quale sembrava avere una cotta, si chiamava Cruz Wellwood. Prima di parlarvi di Cruz e di ciò che accadde tra lui e Kimberly, non posso nascondervi una sua particolarità. Cruz era infatti figlio d'arte, e nella zona oscura, quando si parla di figli d'arte, purtroppo non ci si riferisce a figli di attori, cantanti o personaggi televisivi. Suo padre si chiamava Robert Deswan e nel 2001 aveva assalito e ucciso una ragazza di nome Cherish Oppenheim, lasciandone il corpo per strada a Merritt, una città circa 6 ore di macchina dalla Columbia Britannica. Ma quello era stato soltanto l'ultimo dei suoi crimini, visto che Robert vantava una storia di violenze e abusi molto lunga. Qualche anno prima aveva fatto irruzione nella casa di una donna infilandole uno straccio in bocca. 6 mesi prima aveva derubato e poi violentato una donna minacciandola con un'arma. Era in attesa di giudizio quando uccise Cherish Oppenheim, crimine per il quale si dichiarò colpevole di omicidio di secondo grado. Venne condannato all'ergastolo con possibilità di libertà vigilata dopo 15 anni, ma nel 2017 cercò di evadere dal carcere di minima sicurezza dove era rinchiuso. Ci riuscì in effetti, ma venne nuovamente catturato dopo appena un giorno. Non ho ulteriori informazioni su di lui, ma credo che di quella possibilità di libertà vigilata non se ne sia poi fatto nulla. Ebbene, il detto che la mela non cade mai molto lontana dall'albero non è sempre veritiero. Succede a volte che uomini o donne con pessimi genitori si rivelino in realtà ottime persone. Ecco, questo non è il caso di Cruz Wellwood, che decise di seguire pedissequamente le orme del padre. A scuola aveva un atteggiamento rude e arrogante. Fumava, rubava e non disdegnava neppure di vandalizzare le strutture che frequentava, di quando in quando. I suoi comportamenti erano caratterizzati da una chiara antisocialità. Ma le cose peggiorarono ulteriormente quando, nel suo gruppo di amici, fece la conoscenza di un ragazzo della sua stessa pasta, Cameron Muffett. Aveva un anno più di Cruz, 16 lui, 17 l'altro,
ed aveva anch'egli avuto un'infanzia piuttosto complicata, fatta di abusi sin da giovanissima età. Era un soggetto difficile da trattare, distruttivo e pericoloso. Non stupirà che lui e Cruz andarono d'accordo sin da subito, visto che erano sulla stessa lunghezza d'onda. Capitava loro di marinare spesso la scuola e andarsene in giro a far danni, spostando i limiti sempre più in là, fino al punto di non ritorno. Nel 2009 quasi spaccarono la testa di un loro coetaneo con la catena di una bicicletta. Quello stesso anno Cruz fu ricoverato in ospedale per aver bevuto talmente tanto da finire quasi in coma. La stessa Pacific, come abbiamo detto, scuola per ragazzi svantaggiati e problematici, li aveva definiti studenti ad alto rischio, con passato difficile. Probabilmente erano troppo problematici anche per loro. Al termine di questa vicenda, le perizie psichiatriche avrebbero detto cose ben peggiori su Cruz e Cameron. Psicopatici e sadici, con totale incapacità di provare rimorso. Quando i due decisero che avrebbero fatto qualcosa che andava al di là degli atti di teppismo compiuti fino ad allora, la prescelta fu proprio Kimberly Proctor, in quanto oltre a far parte del loro gruppo era anche una ragazza un po' ingenua e facilmente manipolabile. Iniziarono entrambi a parlare molto con lei su Messenger. Cameron le disse che aveva una cotta per lei e anche Cruz si intrattenne parecchio con la ragazza. I discorsi delle chat a volte erano piuttosto inquietanti e testimoniavano il delirio esponenziale dei due amici, fino al 18 marzo del 2010, quando dalle chiacchiere in chat si passò ai fatti. Cruz e Cameron avevano già deciso che sarebbe stata Kimberly la prescelta, con lei sulla quale avrebbero sfogato le loro fantasie perverse. Con una scusa riuscirono ad adescarla e i tre si incontrarono alle 10:20 di quella mattina. Poi Cameron e Cruz portarono la ragazza a casa di quest'ultimo, in Happy Valley Road. Strada che però quel giorno non sarebbe stata così felice, almeno per la povera Kimberly, che quella mattina sparì. Ne venne denunciata la scomparsa la sera stessa, quando la madre non la vide tornare a casa e venne a sapere che non si era presentata dalla donna per la quale a volte faceva la babysitter. La polizia iniziò a chiedere in giro ad amici e conoscenti cosa sapessero sulla sua scomparsa e quando l'avevano vista l'ultima volta, data che coincideva proprio con la mattina del 18 marzo. Kimberly indossava una felpa con il numero 18 quel giorno. Curiosa coincidenza. Dal canto loro, Cruz e Cameron sembravano vivere giornate normalissime, come se nulla fosse accaduto. Purtroppo però non era così. Qualcosa di orrendo era successo. Quando 36 ore dopo venne ritrovato il corpo carbonizzato di una donna nei pressi di un torrente sotto il ponte ferroviario, in molti si chiesero se quel cadavere potesse appartenere proprio alla ragazza scomparsa. Ed infatti, quei resti carbonizzati appartenevano proprio a Kimberly Proctor, che poté essere riconosciuta soltanto grazie al calco dentale. Il cerchio dei possibili sospetti fu subito alquanto ristretto e riguardò principalmente il gruppo di amici che Kimberly frequentava, nel quale ovviamente spiccavano Cruz e Cameron, già noti per non essere i ragazzi più tranquilli in zona. Vennero entrambi ascoltati e ammisero di averla incontrata quella mattina alla fermata dell'autobus, ma poi se n'era andata chissà dove e loro, ovviamente, non ne sapevano nulla. Dovette passare un po' prima che sulla vicenda si facesse piena luce e ciò accadde grazie a una conversazione che Cruz ebbe con la sua fidanzata. Sì, perché aveva anche una ragazza, per giunta viva e fortunatamente per lei lo sarebbe rimasta. La tipa viveva ad Halifax e lei e Cruz chattavano spesso e fu proprio in una di queste conversazioni che lui le confessò di aver ucciso Kimberly. Lo fece su una chat di World of Warcraft, un gioco online del quale sia lui che Cameron andavano pazzi e del quale io non so assolutamente nulla, quindi non chiedetemi informazioni in merito. Ciò che accadde a Kimberly, come avrete già immaginato, fu piuttosto violento, quindi non entrerò nei dettagli. Venne aggredita dai suoi due amici, rigorosamente tra virgolette, subito dopo essere entrata nella casa di Cruz. Subì violenza sessuale, percosse ed anche delle mutilazioni. La sua morte avvenne per soffocamento. Il cadavere venne riposto nel congelatore e il giorno successivo portato nel luogo del ritrovamento, nel quale venne dato fuoco al corpo per cercare di evitarne il riconoscimento. Cruz confessò tutte queste cose, e anche di più, alla sua ragazza, sulla chat di World of Warcraft. Probabilmente pensava che le chat non lasciassero alcuna traccia, ma si sbagliava. Lei, dal canto suo, raccontò tutto alla polizia. Quando gli inquirenti ebbero l'autorizzazione di accedere a tutte le conversazioni digitali dei due compari, scoprirono un'infinità di chat nelle quali pianificavano l'aggressione e l'omicidio di Kimberly. Commentavano entusiasti ciò che avevano fatto, e visto che la cosa doveva averli soddisfatti parecchio, programmavano ulteriori azioni del genere. Il loro arresto fu l'inevitabile conseguenza di quanto scoperto. Né durante il trasporto alla stazione di polizia, né durante gli interrogatori, mostrarono mai alcun rimorso per ciò che avevano fatto a Kimberly.
Dopo aver cercato di dare la colpa l'uno all'altro, pur ammettendo di aver agito insieme, i due si dichiararono colpevoli di omicidio di primo grado in quanto non avevano alcuna voglia di andare incontro al processo, che per la verità, a naso, non sarebbe stato poi così lungo. Come detto, le perizie psichiatriche di Cruz e Cameron furono piuttosto chiare. Venne loro diagnosticato quanto ho detto in precedenza: psicopatia, sadismo, disconnessione dalla realtà. Quest'ultima è decisamente meno innocua di quella della quale soffriva la stessa Kimberly. Nonostante minorenni, vennero trattati come adulti in considerazione dell'efferatezza del crimine e furono quindi condannati al carcere a vita. Ma la loro età e la particolare condizione delle loro teste bacate diede comunque ai due la possibilità di essere eleggibili per la libertà vigilata dopo appena 10 anni. Nel 2019, trascorso questo periodo, vennero riesaminati. 10 anni, nessun cambiamento. Gli psicologi che li esaminarono si rifiutarono di supportare ogni tipologia di rilascio, anche se parziale. Il rischio che i due combinassero ancora danni, se rimessi in libertà, era troppo elevato. Così, la richiesta di libertà presentata da Cruz nel 2020 venne liquidata in appena 10 minuti, ovviamente con esito negativo. Difficilmente col passare del tempo si potranno avere risultati diversi, perché ciò che Cruz Wellwood e Cameron Maffett sono non cambierà. Rappresentano forse l'esempio perfetto per giustificare un detto molto in voga in ambito criminale: rinchiuderli e buttare via la chiave. Per Cruz e Cameron, nello specifico, è forse il caso di lanciarla molto lontano dalla cella. E con questo è tutto per il caso di oggi, che andrà sicuramente a rimpolpare le raccolte della zona oscura dal sottotitolo I più folli in zona. Io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine. Considerando che siamo ormai in piena estate, è possibile che la zona oscura chiuda per un breve periodo. Non so se la prossima settimana o quella dopo, comunque se non mi vedete in giro non vi preoccupate, a meno che non vediate in strada gli addobbi natalizi e io non sia ancora tornato, ovviamente in quel caso chiamate chi l'ha visto, ammesso che esista ancora. Voi comunque restate in zona, perché qui, lo sapete, è sempre aperto. Alla prossima!